il Trestina capolista, tutta la rosa al completo, l'unico indisponibile che cercherà comunque di essere presente domenica è il presidente Leonardo Bambini, che andiamo a salutare. Buonasera, buonasera a tutti. Reduce da un infortunio sciistico, diciamo così, a Leonardo, insomma, a Madonna di Campiglio, un mezzo infortunio giù di lì, Guazzolini subito preoccupato. Fra l'altro abbiamo proprio il filmato inedito direttamente da Madonna di Campiglio del momento del tuo infortunio. Insomma, no, poi, impossibile. Poi ce lo vedremo. Però dicevamo, è un Leonardo Bambini infortunato, non al meglio, sulla via del pieno recupero, ma abbiamo, proprio come detto in precedenza, il filmato originale direttamente da Madonna di Campiglio che ci mostra l'infortunio del presidente del Trestina. Guardiamocelo. Io sono stato azzurro di sci. Eh? Io sono stato della nazionale di sci. È andata così, Leonardo, più o meno? Magari, almeno avrei sciato un po'. Purtroppo una caduta, diciamo, ero nel posto sbagliato al momento sbagliato, quindi caduta da fermo, accidentale, anche abbastanza fortuita. Una signora ti è venuta addosso, giusto? Sì, ma sfilato uno sci e caduta veramente banale. Però spesso nelle cose banali... A Gianni queste cose non succedono più ormai, come ha visto, insomma. Eccoci di nuovo a Caffè Sport. Allora, ci siamo fermati durante la fascia pubblicitaria. Che cosa abbiamo fatto? Lo chiediamo a Leonardo Bambini. Andiamo pure con la telecamera su Leonardo. Cosa abbiamo fatto durante la fascia pubblicitaria? Ci siamo presi un caffè offerto, come dice Nicola Ceccagnoli, da Zocup. Zocup, disse, esatto. Zocup. È falso come una carta da 550 euro. Senti, dici una cosa, Leonardo, ricordaci allora l'insulto proprio a Nicola Ceccagnoli, visto che l'hai nominato, portiere insulti, del Trestina, allora, a Pistoia. Ormai dopo 15 anni ne ho sentiti veramente tanti. Adesso qualcuno, beh, simpatico anche qua, ma... le cose più belle che rimangono sono quelli più simpatici e strani. Per esempio, dietro la curva, era in porta la curva della Pistoiese, e i tifosi che gli dicono: togli quel gatto dalla testa, visto lui ha i capelli un po' lunghi, no? Togli quel gatto dalla testa. Queste sono cose simpatiche che te le ricordi sempre. Eppure è un sex symbol, Nicola Ceccagnoli, nonostante sì, il gatto in testa. No, c'è una comunicazione di servizio, dobbiamo salutare Lorenzo Leonardo perché fra poco scocca la mezzanotte e i bambini non possono andare in onda. Grande Savo. Però sai qual è il segreto del Trestina? Ci vediamo questo filmato per capire una cosa che anche Gianni Monsignore, abbiamo scoperto, sogna di fare alla Ponte Vecchio, intanto però l'hanno fatto dove? A Trestina, guardiamo. Guardate la faccia di Leonardo Bambini, vai, commentala tu. Il nostro grande affezionato tifoso, il Vesco, che ovviamente lui si è infilato sulla doccia con i giocatori, no? Io mi sono anche arrabbiato perché è uscito mezzo nudo e ho detto: no, ma non siamo al circo, no? E è rientrato dentro e ho un po' cazziato i giocatori. E poi Nicola arriva e Alessio mi fanno, dice: guarda che è rientrato solo, pensa ad essere al centro benessere. Però quello che sorprende è, insomma, come il Trestina possa essere in testa alla classifica, Leonardo, guardando quelli che sono l'allenatore e il direttore sportivo. So che Lorenzo hai apprezzato particolarmente la performance di Nicola Ceccagnoli, sì, col suo gatto in testa, giusto?
avessero fatto l'antidoping ai fratelli Cercagnoli, altro che... No, meglio di Roberto, Roberto era informissimo. No, questa tra l'altro è la nostra serata di gala che tutti gli anni si ripete nel periodo di carnevale, anche quest'anno il 27, sabato 27 febbraio saremo all'Hotel Borgo San Sepolcro e abbiamo la nostra abituale serata di gala, momento conviviale, momento per stare insieme dove organizziamo anche diverse attrazioni e diciamo coinvolgiamo gente che poi è la, diciamo un po' il segreto di Trestina è questo, coinvolgere sempre più persone che stiano vicino alla squadra, imprenditori, soprattutto del tessuto imprenditoriale giù della zona sud di Trestina. Quindi Tommaso Guazzolini canterà come ha cantato in quell'occasione con l'occhiale alla Vasco, ora però un po' più barba, insomma. Eh sì, no, la cosa, la forza nostra è proprio questa, di fare dei gruppi stratosferici, secondo me, dei gruppi che durano nel tempo, dei gruppi che riesce a tenere uniti, sicuramente abilità della società sicuro, però è anche abilità poi di tutti i vari Roberto Ceccagnoli. Si fa complimenti da solo, Gianni? No, ma l'abilità, se no non duri nel tempo. La verità, dai.